Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, è arrivato il momento di filmare una delle vostre tipologie di video preferite, oserei definirla vostre, ma non proprio mie, perché oggi vado a leggere i commenti degli hater, cioè i commenti brutti, cattivi che mi lasciano le persone su YouTube e c'è qualcosina anche di Instagram, proprio per non farci mancare niente, perché come sapete di materiale ce n'è sempre tantissimo. Da quando ho iniziato YouTube nel lontano 2009 ho sempre ricevuto tantissimi messaggi di hate. Alcuni anche molto molto pesanti, come ben sapete. Quindi oggi andremo a leggere questi commenti, anche se voglio fare però una piccola parentesi, il 95%, scusatemi, ma non riesco a parlare bene, ho l'Invisalign, il 95% dei messaggi, dei commenti che ricevo sono super positivi e io sono estremamente orgogliosa e fiera della community che ho creato e del rapporto che ho con chi mi segue, che non mi piace definire follower, ok? Però con chi mi segue ho veramente creato un rapporto di amicizia profonda. Quando vi incontro per la strada sapete tutto di me, è bellissimo, ci viviamo. Però appunto volevo precisare questa cosa perché è vero che dedicherò un video agli haters, ma per il 95% ricevo soltanto messaggi e commenti che mi emozionano e che sono super positivi di persone che mi vogliono bene. Quindi questa è alla fine sempre la cosa importante. Ma iniziamo, ragazzi, ho salvato un sacco di commenti, messaggi, specialmente ultimamente su Instagram, appunto c'è stato un casino, se mi seguite anche lì lo sapete, troverete i link ad Instagram, a TikTok qua sotto nel box informazioni. Romina Tisselli, che se non sbaglio riconosco anche come follower, perché molto spesso quando mi lasciate un messaggio, un commento, me li lasciate spesso, riconosco o il vostro nome o ancora più probabilmente la vostra foto profilo. E la foto di Romina mi sembra di ricordarmela, penso sia una follower di lunga data. Se è così, la ringrazio. Però questo commento l'ho inserito tra i commenti degli hater perché è un po' strano, nel senso, mi scrive: a me non piace dove abiti adesso, potevi andare alle Canarie. Nel senso, ma deve piacere a me dove abito o deve piacere a te? Cioè, devi viverci tu ad Amsterdam in questa casa o devo viverci io? No, perché io posso capire che se tu avessi la possibilità di spostarti in un altro paese, probabilmente la tua scelta sarebbero le Canarie. Però per quanto mi riguarda, decisamente no. Ci sono anche stata alle Canarie più di una volta, bellissimo, però non andrei ad abitarci. Comunque, Romina, facciamo così: se io dovessi decidere di trasferirmi nuovamente in un altro paese, prima vengo a chiedere a te il permesso, se mi dai l'ok sul paese, ok? Facciamo così. Poi c'è una certa Eli con la Y che mi scrive: ma non è un cerchietto, scusate sta risata, non so da dove mi sia uscita. Ma non è un cerchietto, 70 punti esclamativi, non si usa come un normale cerchietto. Influencer, in grande, scritto urlando proprio. E non sai come si usa il cerchietto, difendi? Quindi è un cerchietto. La definisce cerchietto anche tu. Che problemone. Ma va a cagare. Fantastica, perché inizialmente è iniziato quasi normale, ridendo, scherzando. Poi alla fine doveva uscire proprio il camionista che era in lei. Praticamente, sì, è un cerchietto in realtà, Eli. Non so, lo definisci anche tu cerchietto sul sito, si chiama cerchietto. Se vuoi io lo uso come giarrettiera, però penso che non sia l'uso adatto, ecco. Quindi se vuoi illuminarmi tu e dirmi se non in testa dov'è che te lo saresti messo il cerchietto, difendi, che appunto tu stessa definisci cerchietto, dimmi tu, io sono qua. C'è un certo Slow Birra, che ovviamente non ha una foto, mi dice: sono proprio prodotti di e si nota che sei sbilanciata verso Wish. Allora, quel video non era assolutamente sponsorizzato da niente, da nessuno. Tutte le cose che ho acquistato nel video che ho fatto questo su Wish, aspettativa versus realtà, che è stato poi penso il primo, uno dei primi video su Wish che ho fatto sul mio canale. Appunto, ho acquistato tutto di tasca mia, non è stato assolutamente un video sponsorizzato, quindi non vedo perché mai mi sarei dovuta sbilanciare verso Wish, perché. Cioè, a che pro? Se tu hai notato uno sbilanciamento verso Wish,
hai notato una roba sbagliata, che cosa ti devo dire? Siete voi che avete i preconcetti, alcuni hanno sti preconcetti e vedete cose che non esistono. Poi, sotto al video come fare lo slime a casa in 5 minuti, in cui vi facevo vedere come ho realizzato uno slime, jiggly slime fantastico tra l'altro, rosa pastello e anche molto facile e veloce da fare, c'è un certo Simone Cinti e lui il coraggio di metterci la faccia ce l'ha tutto, ragazzi, magari pure il suo nome e cognome vero. E vi ricordo, parentesi, questi sono tutti commenti pubblici, quindi io non sto esponendo nessuno. Sì, cioè esponendo? Penso di sì, ma comunque non vi sto facendo vedere nulla che non sia appunto pubblico, che possono vedere tutti andando sul mio canale, ok? Ma che a me e alla mia ragazza non è uscito un di nuovo, due volte parolaccia. Abbiamo provato a metterlo pure in freezer, ma niente. Allora, stiamo cercando di fare uno slime per divertirci e passare un po' di tempo divertendoci. Ti vedo un pochino nervosetto, è giusto un pochino, e riesco a capire che tu abbia un disperato bisogno dello slime in questo momento, che si sa, gli slime sono antistress, e vedo che tu proprio hai bisogno, cioè proprio disperatamente, però potrei quasi consigliarti di farti dare tipo qualche goccia, come si chiamano quelle, tipo i fiori di Bach, sai, quelle cose che un pochino ti calmano, perché non so se per te lo slime potrebbe essere abbastanza. Poi c'è, sempre sotto il video di prima di Wish, un certo Leonardo Barbagallo che mi scrive: non capisci un c***o. Basta, solo questo. Senza argomentare e senza spiegare perché io, secondo te, Leonardo, non capisco niente. Quindi, insomma, ti ringrazio per aver espresso il tuo parere. Purtroppo YouTube, internet in generale, i social media hanno dato voce anche a chi forse sarebbe meglio che non ce l'abbia. Però apprezzo comunque il tuo commento, che come tu ben sai serve a portare il mio canale sempre più in alto. Ding, grazie. Anche qui notiamo che non c'è né foto profilo né nome e cognome, ma un nickname, Sofi86, che mi scrive, anche qua veramente con una gentilezza, un'eleganza rari: m***a Nicole se te la tiri in questo video, con lo smile tipo... Penso che non ci sia niente da rispondere in questo caso, fatemi sapere voi se secondo voi io sono una che se la tira, dopo tutti questi anni mi conoscete sicuramente, questo è il tuo pensiero, per quanto mi riguarda non è assolutamente così, anzi io sono una delle persone più insicure e che si pone più problemi probabilmente di questa terra, però se lo dici tu. Un certo Christian Podda, che ha il coraggio di mettere nome e cognome e foto profilo, bisogna dargli credito per questo, prima ha commentato il mio video e la mia collezione di borse aggiornata dicendo: che c***o, sei immensamente ricca. Questo mi sembrava un po' come parlano su Real Time o su D-Max, vabbè. Ma siccome questo video gli è piaciuto talmente tanto dopo aver commentato così, è andato a vedersi un altro video, cioè la mia collezione completa Yves Saint Laurent con i prezzi, e mi ha scritto in maiuscolo, quindi gridando: ma che c***o i soldi, 50 punti esclamativi. Allora, il primo commento capisco, perché capisco il significato di quel commento, quindi vabbè, insomma, è un commento. Però vabbè, le parolacce non le capisco, ma il secondo, cosa significa? Io non ho capito che cosa significa. C'è una domanda e un'affermazione, che cosa mi vuoi dire? Mi stai offendendo perché ho tutte queste cose di Saint Laurent? Non ho capito, nel dubbio t'ho inserito in questo video. Scusate, devo sciacquarmi la bocca per le troppe parolacce di questo video. E la roba veramente, cioè, di qua, di là, veramente la fiera della parolaccia. Sotto il mio video, la mia collezione di scarpe super lusso, una certa Aisha Dubois, con nome palesemente probabilmente inventato e senza fotoprofilo, anche qua, mi scrive: questo genere di video ha, onestamente, rotto il c***o. Punto. Allora, apprezzo moltissimo, Aisha, ti devo dire, la punteggiatura corretta del tuo commento, cosa molto rara qui su YouTube. Apprezzo un pochino meno il modo che tu hai di esporre le tue, diciamo, emozioni, sensazioni, soprattutto perché hai visto che un video si chiama 20.000 euro la mia collezione di scarpe di lusso, e tu che fai, visto che questa tipologia di video, questo genere di video ti ha onestamente rotto il c***o, cosa fai? Clicchi e te lo vedi.
Cioè, veramente la logica non si capisce. Però apprezziamo che non ci siano errori grammaticali, questo sì, dai. Trovo sempre la nota positiva in tutto, avete notato? Cerco almeno. Poi, altro video in cui rispondevo a delle polemiche, c'è una certa Ludovica Musacco, che, senza foto naturalmente, però lei scrive: che c***o ridi? Allora, io penso una cosa, no? Scusatemi se adesso sono seria, ma io penso, ma tu che non mi conosci, cara Ludovica, verresti mai per strada da me se mi vedi ridere a dirmi una cosa del genere? Io penso di no, perché minimo minimo ti chiamo i carabinieri, ma proprio minimo minimo minimo, quindi adoro il fatto che tutti siano convinti di poter fare queste cose su YouTube senza ripercussioni, cose che però nella vita di tutti i giorni, nella vita, non farebbero mai. Mi veniva quasi da dire nella vita reale, però anche YouTube e anche i social sono vita reale, quindi se tu sei una persona che parla in questo modo è... C'era una frase di Audrey Hepburn che mi piaceva moltissimo, che diceva appunto di parlare con parole eleganti, perché l'eleganza è questo soprattutto, no? È la tua persona, è il tuo modo di fare, è il tuo modo di essere. E tu, appunto, Ludovica, non mi sembri una persona particolarmente elegante. Molto spesso mi dicono, ma perché ridi nei video? Ma perché parli troppo nei video? Se io dovessi non ridere più e non parlare più nei video, cioè io farei un video, ragazzi, così. Ah no, non devo ridere. Ecco, questo sarebbe il mio video praticamente. Avrebbe senso? No, non credo. E poi verreste a scrivermi, oh, ma perché non parli in sto video? Ecco, cioè non si può fare felici tutti e contenti, impossibile. Adoro questo commento da un certo Renato 84 blu, che come foto ha, non lo so, una barca a vela, windsurf, credo sia un windsurf. Ok, allora Renato, dopo aver analizzato i tuoi hobby, tu mi scrivi sotto il mio video i miei autoregali di compleanno, evidentemente non mi ricordo perché è un video di qualche anno fa, però evidentemente avevo appena acquistato una borsa, vabbè, come al solito, io per il mio compleanno mi faccio sempre un autoregalo ed è sempre una borsa praticamente, è mai scritto. Abbi pazienza, quindi apprezzo, molto bello l'inizio di questo commento, insomma una persona educata e gentile, abbi pazienza, ma questa borsa fa davvero c***o. Quindi veramente siamo agli opposti. Avevi iniziato bene e poi alla fine, track, non sei riuscito a trattenere la cattiveria che è in te. Io ho molta pazienza, come puoi immaginare, perché di gente come te ce n'è davvero tanta sul mio canale. Quindi credimi, ho tanta tanta pazienza, perché altrimenti starei a chiamare l'avvocato ogni giorno. Poi Giancarlo Soldati, nome che molto probabilmente è fake e ovviamente senza immagine del profilo, mi scrive sotto un video in cui facevo vedere dei nuovi abiti che avevo acquistato su ASOS, mi scrive: ma non si vede niente, e poi mettiti quel c***o di reggiseno, è fatto apposta, quindi se si vede non muore nessuno. Probabilmente in quel video non indossavo il reggiseno e a Giancarlo questa cosa non è andata giù, non si fa. Io comunque sono molto pro choice anche in questo caso, io metto il reggiseno se mi pare e piace, se non voglio mettere il reggiseno non lo metto, ok? Free the nipple, e questa è la mia filosofia. Però datti una calmata, che ti vedo anche a te un po' agitato, per caso sei il fratello di quello di prima che voleva fare lo slime. Nel caso io ti consiglio che appunto un antistress potrebbe fare bene anche a te, erboristeria, fiori di Bach, qualche camomilla, insomma qualcosina. Ma poi Giancarlo, siamo sicuri che tu stia guardando questo video perché vuoi capire come cadono i vestiti e vorresti anche tu indossare uno di questi vestiti, in caso non ci sarebbe nulla di male, però io non lo so, mi sta venendo il dubbio che tu forse stavi vedendo questo video perché, dicendo non si vede niente, forse volevi vedere qualcosa, non ho ben capito. Fabi con due Y, An 4, con una foto che ha scritto Be You, quindi esprimi te stesso, sii te stesso, adoro, perché poi mi dice esattamente il contrario, cioè di non essere me stessa, e mi scrive tutto in maiuscolo, anche qua c'è veramente tanta gente, ha bisogno di camomillarsi, cioè datevi una calmata, mi scrive, ma che c***o di senso ha prendere i panini senza niente? Di nuovo, c***o, quanti beep dovrò mettere io in questo video mai? Poi la challenge allora, Dio che nervoso, e poi alla fine, scusami. Questa è fantastica, è veramente fantastica, cioè
non sei riuscito a trattenere la tua rabbia, questo tuo astio pazzesco. E poi alla fine, scusami, dai, l'apprezziamo, l'apprezziamo. La prossima volta, però, invece che scrivere roba del genere e poi scrivere scusami, prova una cosa, non scrivere proprio niente, che forse è meglio. Questa è una cosa che mi dicono tutti. Quando faccio challenge, quando faccio anche mukbang, come sapete io detesto le salse, quindi qualsiasi panino io prenderò mai, in questo caso cos'era, il Burger King o il McDonald's, sì, entrambi, io non prenderò mai salse, ok? Non mi piacciono, e manco i cetriolini mi farò mai mettere nel panino, ok? Fatene una ragione, ok? Divento nervosa anch'io. Poi, fantastica Giulia Gambino, che ha anche un'immagine di profilo, anche se si vede praticamente soltanto mezza mascella, che mi scrive. Allora, qui avevo fatto il video sulla mia makeup collection completa, avevo fatto anche il tour del nuovo studio, quindi un sacco di cose da farvi vedere, ed evidentemente il video era poco più lungo di un'ora. Sei pazza! Chi si guarda, veramente Giulia, complimenti anche te per la tua eleganza nel parlare, nello scrivere. Chi si guarda 57-29 minuti di video? Vuoi farci addormentare? Intanto parla per te. Accorciali, no? Ah, editi? 50 punti di domanda. Secondo me registri pubblichi. Impara ad accorciare se non vuoi che la gente dorme. Dorma. Con questo messaggio non sto offendo te come persona, ma il video che è troppo lungo. Ah, grazie, meno male, figurati se ti mettevi ad offendere me, chissà cosa usciva. È solo un consiglio. Cioè, me lo dici in sto modo, in questa maniera, poi alla fine è solo un consiglio. Io adoro chi fa così, veramente, tipo, non voglio offendere, ma, oppure ti offendo di brutto e poi, ma è un consiglio. Mi spiace se sono stata scortese, però è così. Taglia con le forbici emoji. Anche questo è fantastico, perché sono tipo un po' bipolari praticamente queste persone. Prima si incavolano in tutti i modi, mi scrivono in una maniera che veramente, cioè, manco fossi tua sorella. Però poi alla fine mi scrive: mi spiace se sono stata scortese. Poi hanno tipo una specie di... hanno un po' di coscienza, evidentemente, che poi alla fine esce e si rendono conto che forse non è proprio carino il modo in cui hanno scritto, però tu comunque il messaggio l'hai pubblicato. Quando ti sei resa conto che era un messaggio scortese, perché effettivamente lo era, tu comunque l'hai pubblicato. Però sappi che i miei follower adorano i video lunghi. E comunque, se non lo sapevi, ma te lo dico proprio tra di noi, Giulia, i video si possono mandare avanti, lo so, è una cosa assurda, però si possono mandare avanti. Poi un certo Gabriele Urbani, non so manco se questo posso considerarlo un commento hater, mi scrive: ma come stai presa? Allora, io non capisco che cosa significhi questa cosa. Siccome c'è una parolaccia all'inizio, l'ho inserito in questo video, questo commento, però onestamente non so che cosa significa. Cioè, cosa significa come stai presa? È un'offesa oppure significa che sono concentrata? Cioè, che cosa significa? Ditemelo voi. Non lo so. Questo lo adoro. Il nickname è nome cognome. Scritto proprio nome e cognome. E la foto profilo un colore blu a caso, praticamente l'ennesimo fake. E mi scrive: 30 minuti di chi c***o ha fatto aprire il video? Ho una cosa da dire anche a te, io lo so, cioè vi sto dando delle informazioni su YouTube che nessuno dovrebbe sapere, sono proprio degli insight che solo noi YouTuber sappiamo, ma posso dirti che il video non è che quando lo apri te lo devi vedere tu. C'è la X, cliccaci su. Cioè, veramente, tu ti sei visto 30 minuti, significa che tu per 30 minuti ti sei ripetuto sta cosa, vuol dire che te lo sei visto tutto, per poi lamentarti che i 30 minuti della tua vita praticamente li hai buttati. Ma che cosa ti devo dire io? Catalina Sandu, notare anche lei senza alcuna foto profilo, scrive: ma come fai a mangiare quella m***a? Ma se esce la moda della pizza al cianuro, ve la mangereste lo stesso? Perché in quel video avevo assaggiato la pizza con le foglie d'oro 24 carabili, che è commestibile.
24 carabili, 24 carati, che è commestibile. Ed evidentemente a Catalina questa cosa non è andata proprio giù. No, no, no. Ma io voglio dire, se tu vai in un ristorante dove c'è la pizza, con le foglie d'oro o d'argento sul menù che si trovano in molte pizzerie, tu a quelli che la ordinano vai a dire una roba del genere, cioè proprio in faccia, io ti voglio vedere che queste cose le fai dal vivo, davvero. Cioè, quando, vabbè, la pizza con l'oro non la ordino, di solito l'ho fatto per il video perché onestamente non ha tanto sapore, quindi non ne vale tanto la pena secondo me. Però se mai lo farò, io veramente voglio che tu venga da me a dirmi queste cose in faccia, perché io non ci credo che tu lo faresti mai dal vivo. E per rispondere alla tua domanda, sicuramente, guarda, sicuramente. Tra oro commestibile offerto da un sacco di ristoranti al mondo, anche dagli chef più, insomma, rinomati e famosi, e il cianuro, guarda, sicuramente è la stessa identica cosa, cioè veramente si equivalgono. Quindi se ho assaggiato la pizza con l'oro, sicuramente assaggerei anche la pizza al cianuro, cioè ha proprio senso questa cosa, tanto. Un certo Gian Piero Villanueva mi scrive: ma porco, mi esce sempre la tua pubblicità del c***o! Bel video comunque. Anche lui bipolare al massimo proprio, cioè praticamente prima mi odi e sei incavolato nero perché continui a vedere la mia pubblicità e poi mi dici: boh, bel video però. Guarda, Gian Piero, non so come si pronuncia sotto nome. Gian Piero, guarda, apprezzo l'onestà, apprezzo che tu, nonostante ti dia fastidio la pubblicità, mi hai fatto comunque i complimenti per il video, grazie. Altra persona che si sente molto offesa personalmente proprio dalla tipologia di panino che io ordino, perché mi faccio togliere tutte le cose dai panini che non mi piacciono, è un certo famous Harley Quinn, con anche qui foto profilo strafake, mi scrive: comunque il panino che prendi tu fa c***o. Capisco che a te non piace, però a me i panini piacciono così, come ve lo devo dire? Uffa! Questo adoro, fantastico. Naomi Elebri, io giro il mondo. Ho un cavallo, tante case e una barca molto grande e non me ne f***o delle borse de m***a. Allora, posso dirti, Naomi, tra le tante cose che hai, l'educazione non c'è. L'educazione, il buon senso e la gentilezza proprio non c'è, devo dire. Forse la barca ti conviene venderla e magari farti qualche corso sull'educazione, ammesso che esistano, una roba del genere. Ma io voglio dire, se tu vieni a vedere un video in cui io acquisto la cosa più economica da Prada, che poi non era una borsa, quindi che c'entra la borsa? Però voglio dire, se io acquisto, se tu clicchi su un video dove c'è scritto "compro la cosa più economica da Prada" e poi ti lamenti del contenuto, che cosa ti devo dire io? Probabilmente sarebbe meglio che tu passassi un po' di tempo in più con il tuo cavallo, ammesso che tu ce l'abbia davvero, che ho molti dubbi, e meno su internet, perché non ti fa bene dalla rabbia e dalla frustrazione che c'hai. C'è un certo Ramon Foren, non lo so, Ramon, molto Ramon esotico, con questa foto che mi sembra Capitan Jack Sparrow, praticamente con questi baffi così, fantastico, che mi scrive: giusto, ora vai in miniera. Questo nell'ultimo mukbang, non so che cosa c'entri, comunque, ora vai in miniera. Ramon, io ti dico la verità, se tu mi dimostri che tu ci lavori in miniera, vengo a trovarti, guarda, ma non so perché ho il sentore che tu in miniera, manco tu ci lavori però, Penso che chi lavora in miniera non ha tempo ed è estremamente stanco e non c'ha tempo per andare a lasciare questo genere di commento su internet. Così, a sensazione, però grazie anche a te per aver visto il video e partecipato alla mia ulteriore crescita sui social. E poi, ultimo commento, ma chiudiamo proprio in bellezza, perché secondo me questo è il commento più grave tra tutti quelli che ho ricevuto ed è solo uno dei tanti commenti molto simili che io ho ricevuto quando qualche giorno fa ho postato nelle mie storie di Instagram, questo video. Vi metterò il video, la foto, in modo che possiate appunto vedere, perché se non avete Instagram logicamente non le avete viste. Avevo dei jeans che mi stanno un po' stretti e quindi andavano ad accentuare il mio fisico che è a pera, quindi ho la vita molto stretta e poi ho un po' di fianchi e il sedere, ok? E quindi quando indosso un paio di pantaloni
pantaloni del genere, purtroppo, che appunto mettono in risalto, diciamo, le mie curve, ricevo sempre un sacco di body shaming e commenti veramente orrendi. E questo è, ne avevo anche parlato di questo sulle storie, e questo secondo me è stato, non so se proprio il più grave, ma uno dei più gravi, perché questa persona, che tra l'altro anche qui strafake, senza foto, senza nome e cognome, anzi io adoro il nome perché si chiama Solo Frasi Scritte con il Cuore, questo è il nickname di questa persona che mi ha scritto. Ma cosa, sei ingrassata? Cosa ti è successo? Tutto bene? Sei ammalata? E io veramente ci sono rimasta, perché dico, come puoi? Allora, intanto il body shaming non sarebbe mai dovuto esistere, ok? Però, arrivati nel 2021, mi sconcerta il fatto che ci siano persone che ancora lo fanno. Questi commenti sul mio fisico, che purtroppo ricevo molto spesso quando appunto ho pantaloni del genere, non mi toccano particolarmente, perché io sono molto contenta di come sono, di me stessa, del mio fisico, voglio bene al mio corpo e vorrei veramente passare il messaggio e far capire a tutti che siete tutti bellissimi così come siete, indipendentemente siete ingrassati, dimagriti, siete tutti bellissimi, dovete volere bene al vostro corpicino. Però posso pensare a una persona che magari ci sta male perché è ingrassata o perché è dimagrita, e che si ritrova un commento del genere, una persona che le chiede sei ammalata, a parte che metti che fosse vero, no? Che non lo è, io sto benissimo, sono perfettamente in salute, però voglio dire, metti che una persona lo fosse davvero, secondo te è una cosa carina da chiedere? Secondo te è una domanda da fare? Perché quando anni fa ero un pochino sottopeso, mi veniva spesso scritto sei malata, non stai bene perché ero troppo magra, quindi c'è un po' questa falsa idea che se una persona dimagrisce o una persona ingrassa un pochino, assolutamente per forza deve avere una malattia, deve avere qualcosa che non va. Ma anche se fosse, non è una domanda da fare, è estremamente indelicata e molto molto maleducata. Io mi auguro che tu non lo faccia con le tue amiche, con i tuoi amici, perché se una tua amica, un tuo amico ingrassa e magari si sente male per questo, si vede brutto o brutta, e tu vai ad infierire in questo modo, peggiori la situazione, non lo aiuti, capisci? Siamo nel 2021, impariamo che la forma fisica degli altri non è affar nostro, lo stato di salute degli altri non è affar nostro, lo so che magari ti sei preoccupata per me, però non è proprio il modo, non sono cose da fare, messaggi da scrivere, men che meno in questo modo, con le emoji così, non si fa, è veramente veramente una cosa che non andrebbe più fatta, ragazzi, e togliamoci quest'idea che se il nostro corpo non è come il corpo rappresentato nelle pubblicità, significa che abbiamo qualcosa che non va. Se voi siete in salute, potete avere chili di più, chili di meno, che è solo affare vostro. Punto. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' divertire, perché su questi commenti bisogna riderci su, non c'è altro da fare, perché per me sono parte del gioco. Però vi devo dire, non è male avere tutto questo materiale per i video di questa tipologia. Quindi, mia family, io vi mando un bacio veramente gigante. Ricordatevi che vi voglio sempre tanto bene e vi leggo sempre. Vi abbraccio anche forte forte, siete pronti per il nostro abbraccio? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte! Stavo per spiaccicarmi la videocamera sul mento, quindi bacio, a domani, sempre 17:30. Ciao!